tu e mi fai la manina. Dov'è il salvo? Io salvo. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Ben trovati su Globus Television da Antonella Guglielmino e Olia Nicolosi. Buon pomeriggio. Sono così, sono carica. Tu sei ancora carica, ma cioè, io vorrei sapere quando è che ti scarichi tu, perché io ancora non ti ho visto. Lo vorrei sapere pure io, però lo scopriremo solo vivendo, o meglio ragionando, o meglio facendo le trasmissioni, non lo so, insomma lo vedremo prima o poi. Oggi abbiamo una trasmissione interessante perché parliamo dei frutti della nostra terra, della Sicilia bellissima, e soprattutto di un frutto che è ultimamente stato riscoperto, un frutto molto antico. Di cosa parliamo? Del melograno albero, ecco, e poi il frutto che si chiama melagrana, che sbagliamo sempre. Ecco, compresa, io sicuramente, comunque il melograno è un albero molto antico chiamato il nettare degli dèi, e qui oggi con noi abbiamo due ospiti che domani hanno organizzato un convegno, adesso ci faremo spiegare meglio dove. Allora, abbiamo qui con noi Laura Oliveri, che è il presidente dell'associazione Riviera dei Limoni, grazie di essere qui con noi. Il dottor Angelo Privitera, presidente Federazione Italiana Agrari Laureati della provincia di Catania. Insomma, Angelo è un po' lungo. Assolutamente. Lo facciamo qualcosa in FIPA, ecco. E basta, è la stessa cosa. Benissimo, benissimo. Laura, tu sei molto giovane, sei presidente di questa associazione Riviera dei Limoni. Vuoi raccontarci che cos'è, come nasce e come diventi presidente soprattutto? Allora, è un po' tutta una storia particolare, nel senso che io divento presidente dell'associazione un paio di mesi fa, ma io prima in realtà ero un semplicissimo socio e tecnico dell'associazione. E l'associazione è nata da Angelo Privitera, perché prima il presidente era lui. L'avevo intuito. Sì, infatti, c'è stato questo passaggio di proprietà praticamente. E l'associazione ovviamente è nata per far conoscere un po' appunto la nostra agricoltura, ma soprattutto il limone. Difatti l'associazione si chiama Associazione Agrumicola Riviera dei Limoni, quindi far conoscere il limone della riviera, quindi far conoscere comunque gli agrumi in generale. Poi dopodiché, diventando socio, avevamo anche organizzato comunque dei mercatini degli agricoltori, che ora ce n'è veramente tantissimi, per far conoscere i nostri prodotti, quindi portare il prodotto, portare il consumatore direttamente al produttore, quindi nel senso fare questo anziché i classici passaggi, eliminare la filiera, insomma. Esatto, i classici passaggi che si fanno di solito col mercato, anziché appunto mandare il consumatore al suo mercato, mandare il consumatore direttamente al produttore. Quindi tagliare un po' questa lunga filiera. Certo. Che tra l'altro fa aumentare tra l'altro i costi ovviamente. Notevolmente. Sono tutta una serie di passaggi, perché io produttore lo porto al mercato, il mercato poi magari lo chiude nel sacchetto, gli fa il classico imballaggio, poi lo porto al supermercato, giustamente il supermercato ha anche le sue spese e il prodotto alla fine lievita come ma costi. La cosa peggiore tra l'altro qual è? Che il prodotto alla fine costa molto di più rispetto a quanto riceve invece il produttore, certo. No? Esatto. Che alla fine riceve poi una miseria, no? Certo, effettivamente. Rispetto poi al lavoro, perché comunque il lavoro della terra è un lavoro duro. Che ne aumentano e lievitare il prezzo, e quindi quello che ci va in pena è sempre l'agricoltore, perché deve tutti i rischi li assume lui in campagna, avendo grande ne pioggia, caldo, qualsiasi cosa, quindi invece arriva all'ultimo e quindi non ci mette niente, completamente guadagna più di tutti. E tra l'altro il lavoro, insomma, quando si lavora con la terra, il lavoro è un lavoro duro, è pesante, pesantissimo, quindi insomma, non è facile. Diciamo che almeno un minimo di soddisfazione economica bisogna non è di tutti, secondo ma questo me. Fa parte anche una battuta semplicemente della politica, che è anche assente. Quello poi ne parliamo quello dopo, diciamo che cosa succede domani? Allora, domani succede che l'associazione ha organizzato ad ACI Catena, in via 4 novembre, nella sala Savoia, se non ricordo male, sì, e alle 17.30 abbiamo organizzato questo convegno sul melograno, quindi far conoscere il melograno non solo, come diceva Onia, come pianta, ma far conoscere il melograno proprio come frutto, quindi tutte le sue qualità organolettiche, tutto quello che si può fare col melograno, soprattutto ora che arriva ad esempio l'estate, sappiamo che tutti i frutti rossi contengono vitamine o comunque dei flavonoidi che servono per proteggerci dai raggi UV e quindi avere una abbronzatura abbastanza, diciamo, omogenea, per non scottarsi. Certo.
certo. E fanno bene anche tutti i frutti rossi, mi pare, per la circolazione. Sì, sì, per tante cose. Anche ad esempio protegge l'intestino. Ad esempio è anche detto comunque un frutto antitumorale, quindi distrugge tutte le cellule cancerogene. Quindi diciamo che tutti i frutti rossi, comunque in generale, come ogni frutto o comunque anche come ogni verdura, ha delle vitamine, delle qualità che servono proprio per mantenerci in forma. Ora, al di là del fatto che il frutto comunque, il fatto che lo consumi, vabbè, okay, in autunno, va bene, però è buono, cioè sono buoni, che ne so, i succhi, no? Certo. Cioè spremere i chicchi, a parte che hanno un melograno oggi succo dolcissimo, mentre si riesce a conservarlo e quindi noi lo possiamo gustare tutto l'anno. Bene, come mai avete scelto come tema il melograno, dato che siete dei limoni? Cioè abbiamo scelto il melograno perché gli agricoltori ci chiedono quindi delle informazioni, quindi noi siamo costretti, anche doverosi nei loro confronti, di dare questa corretta informazione, perché è un errore togliere il limone per mettere il melograno, perché il melograno è una coltura abbastanza che sta andando bene, quindi oltre alle caratteristiche che abbiamo detto peculiari per eccellenza, però il melograno, se non si fa un piano di marketing ben preciso, poi si resta sulla pianta, quindi poi avremmo l'inverso della vendita, quindi al consumatore, quindi alla gente. Allora, comunque, scusate, anche una pianta, dicevamo l'altro giorno, che non sta bene anche insieme agli agrumi. Certo, molte volte. È una pianta molto simile all'agrume, perché ha comunque bisogno delle stesse temperature. Anche quindi tu dici piantata in un giardino. Esatto, non per forza deve essere una coltura specializzata, quindi solo melograno, ma può essere anche piantata insieme ad altre piante. Certo. Quindi comunque si potrebbe fare appunto sia l'uno che l'altro. Che quindi, appartiene ad esempio, alla stessa regione del limone. Esatto. Cottura della costa addirittura è una cosa strana, perché io mi sono accorta che teme il freddo anche. Ama il freddo pure? Teme il freddo. Dicevo, mi sono accorta che i bambini di oggi raramente conoscono la melagrana proprio, per cui quando vedono i chicchi, cioè non sanno nemmeno come mangiarla, e allora in genere cosa fanno? Io ho sperimentato, perché spesso quando a scuola parliamo un po' dei frutti di stagione, facciamo fare proprio esperienza di questa cosa, allora io porto i frutti che ci sono nell'albero che ho a casa mia, e loro cominciano, tipo succhiano il chicco, però lasciano l'ossicino. Si può mangiare così per intero, perché sì, sì, quello lo so, però loro non si fidano. I bambini già se assaggiano già è un miracolo. Perché hai detto bene, perché sconoscono il frutto. Perché è una questione di... Ma è un frutto antichissimo, come avete ricordato voi all'inizio della trasmissione, quindi soltanto era stato messo un po' in soffitta. Ora, attraverso degli studi effettuati, quindi è ritornato in auge, e sperando che ancora cresce molto di più anche come consumo, non solo come produzione. Tra l'altro, se non sbaglio, non è anche il simbolo della fecondità? Anche dell'abbondanza, insomma, sono tante cose legate a questo frutto veramente buono. Quanto tempo avete messo per organizzare un convegno abbastanza importante? Perché vedo che c'è il dottor Biagio Pulvirenti, che si occuperà della coltivazione del melograno, aspetti, pregi e difetti, il dottor Luca Di Domenico, e parlerà della concimazione, il dottor Franco Altamore, il signor Vincenzo Barbera, poi interverranno tanti. Insomma, come avete fatto a fare questo? In quanto tempo l'avete organizzato? In 20 giorni. Così poco, bravissimi allora siete, scusate. Siamo gli addetti ai lavori, e quindi ci viene facile, perché conosciamo i relatori, abbiamo anche altri ospiti illustri, e quindi quella sera, perché eravamo insicuri di esserci, allora non l'abbiamo tralasciato di metterle in locantina queste cose qua. E quindi non è difficile trovare, perché c'è... per fortuna un felice ritorno all'agricoltura. Ecco, io mi chiedevo questo,
Che sbocchi ci sono a livello, cioè se qualcuno volesse intraprendere questa attività, no? Cosa deve fare? A livello, diciamo, economico, è un'attività che va bene? Ci sono delle zone in cui questo prodotto va coltivato di più rispetto ad altre? Certo. Della, cioè, allora, innanzitutto, magari diamo notizie di questo genere. Se è una coltura mediterranea, quindi il clima caldo arido, della zona della fascia del limone, proprio della Riviera, perché teme il freddo e lo soffre, le piogge lo fa marcire, quindi fa aprirlo e subito si deteriora. Come esigenza di coltivazione è meno rispetto al limone, perché è una pianta anche ornamentale, di pregio, certo, di questo qua. Soltanto bisogna fare un piano di marketing prima di impiantare e poi dici: io lo vado a vendere all'estero, lo vado a vendere in Italia. Anche perché è un prodotto perché facilmente delicato. Sì, e poi è solo in un periodo di tempo. Infatti. Il limone l'abbiamo tutto l'anno e il problema non si pone. L'arancio l'abbiamo per 6 mesi e anche più. Quindi ora abbiamo l'arancio tardivo con giugno, certo, 10 milogrammi da settembre a novembre e poi si chiude, quindi bisogna saperlo conservare per averlo tutto l'anno. Certo, anche per venderlo all'estero c'è bisogno delle, insomma, degli accorgimenti particolari, certo, non è certo, facile certo, come... Anticipa la raccolta proprio per evitare comunque che la buccia comunque si rovini, perché il frutto, perché poi diventa molto deve, esatto, perché il frutto comunque deve arrivare sul mercato comunque, che deve avere anche un bel aspetto, quindi chiuso, perché in genere quando è troppo maturo si apre, si spacca, certo, esatto, invece deve, quindi si raccoglie chiuso in qualche modo acerbo per poi, esatto, per poi comunque poterlo vendere abbastanza maturo, settimana, due prima, perché poi matura, certo, il processo lentamente. Mi chiedevo un'altra cosa, al di là del fatto dell'impiego ovviamente alimentare, no? Per cui succhi, certo, vabbè, nei piatti, dolci, eccetera, eccetera, si possono fare le confetture, insomma. Tante cose. Ma dal punto di vista, che ne so, ci sono delle industrie magari di cosmetici, sì, che lo richiedono, sì, per... Sì, per, sì, prodotti, ce ne sono, di, non so, creme o... Ce ne sono delle creme, perché riesce a proteggere dai raggi ultraviolette, quindi alla pelle, dalla scottatura, dalle cose, quindi già se uno sta attento, leggendo le indicazioni, trova che contiene anche estratti di melograno. Che poi io, infatti, adesso facendo un po' il collegamento, allora i frutti rossi sono ricchi di tannini, così, certo, come ovviamente, certo, l'uva, giusto? Certo. E anticamente, cioè questa cosa me l'ha detta un'amica, quando ci sono le scottature, basta, certo, mettere a mollo. Funzionano, sì. Col vino, per esempio. Sì, funziona. Cioè, è una cosa strana, perché no, cioè, in genere, ma come, non, invece è proprio... La natura è dotata di soluzioni immediate, la chimica, sì, c'è più rapida. Certo. Sì, sì. La natura ci aiuta parecchio in sé, ma per sé. Devo dire, cioè, l'ho sperimentato io. Scusami, hai mai provato l'olio d'oliva sull'eritema solare? Ecco, mia nonna. Ma quello frigge, non frigge? No, assolutamente no. No. Pensavo che l'altro sapere fa male, certo, non l'olio d'oliva. Certo. Io allora devo dire che ho provato col vino. Col vino, devo dire che sono rimasta, cioè mi ero bruciata un dito. Sono rimasta, cioè quando lo mettevo a mollo nel vino. Hai detto funziona, mazza, funziona. E questo, funziona, questo in natura molto... Noi abbiamo un sacco di prodotti che agiscono per salvaguardarci la nostra salute, i nostri piccoli incidenti anche casalinghe che capitano. Certo, questo è vero. Bisogna solo conoscerli e quindi applicarli. E la tradizione dell'antichità ci insegna molte cose, certo, cose che oggi purtroppo si stanno, infatti, andando perdendo. I romani sono stati i primi a conoscere il melograno e lo chiamavano il nettare degli dèi. Certo. Quindi non una semplice bevanda così. Infatti, quindi fortunatamente stiamo rientrando nuovamente. Ma poco a poco, sì. Sicuramente. Senti, tu ti occupi soprattutto di agricoltura. Sì. Ma esiste effettivamente l'agricoltura biologica e quanto costa? L'agricoltura biologica esiste, per fortuna che esiste, così staremo meglio noi, soltanto bisogna fare degli accorgimenti rispetto a quella convenzionale, perché è più rapida e meno costosa. Il biologico costa, perché non si possono usare insetticidi di natura chimica, soltanto qualcuna di natura di linea biologica naturale. Per esempio, per combattere alcuni insetti si può usare anche, però per quantità modeste e limitate, il sapone di Marsiglia contro gli afidi. Ah, non e funziona perfettamente e non è un veleno.
ci sono tanti accorgimenti, ci sono le trappole a feromone che attinano l'insetto, resta appiccicato, quindi non colpisce il frutto, soprattutto nelle ciliegie, nel pesco. Questa cosa dell'agricoltura biologica, devo dire, cioè un consumatore come fa ad avere la garanzia che quello, infatti, sia, che quello sia realmente biologico? Deve chiedere, perché voglio dire, di truffe ne abbiamo scoperte tante ultimamente, deve chiedere la certificazione. E quindi l'agricoltore che ha la sua produzione in biologico gli viene rilasciata una certificazione a prova di analisi che quel prodotto, quindi ovviamente ci sono dei controlli, ovviamente, certo, per ci sono stabilire se delle associazioni che controllano drasticamente questo. Io ieri sono stato a Mineo per controllare un agrumeto che lo mette in conversione in biologico, ancora non lei sta iniziando adesso, ma fra 3 anni sarà totalmente biologico. Come cosa succede? Cioè inizia a non trattare più le piante con dei prodotti, certo, chimici? Certo, si inizia pian piano anche non usando erbicida perché inquinano il suolo. Noi, certo, abbiamo saputo che nell'America il glifosato, sì, ha combinato un sacco di guai, quindi, certo, è in studio da toglierlo anche qua in Italia finalmente. E questo agisce tempestivamente perché ci aiuta da un lato, però distrugge la natura, l'ambiente, queste, certo, cose qua. Certo. E quindi bisogna fare delle coltivazioni alternative che costano, o lavorazioni che costano molto di più. Per esempio, il tagliaerba, con un trattamento chimico l'erba muore, ne fai 3 ettari in un giorno, 4 ettari, con il tagliaerba ne fai, devi perdere proprio il tempo, molto, è ovvio, di meno, questo, molto di meno, questo queste è cose ovvio. E poi con le arature meccaniche, queste sono le cose, quindi è un ritorno, scusate, al passato in tutto, certo, e per tutto, certo. Sì, sì. Ma noi per stare bene dobbiamo fare un passo indietro, se no avanti non lo possiamo fare più. Tra l'altro leggevo proprio l'altro giorno che in Sicilia c'è un ritorno per esempio alla coltivazione dei grani antichi, no? Sì. Una riscoperta per che fortuna, per noi è una risorsa, e se va avanti sicuramente è una mossa vincente. Certo, ma noi, perché siamo stati, diciamo così, importiamo grani colonizzati, che non sappiamo da grani, nemmeno che farina è. Infatti. Certo. Quindi noi vediamo quando a volte si compra qualche tipo di pane che non è pane. Certo, certo. Vero, assolutamente. Che poi tutte le allergie che ci sono anche oggi, la pasta, anche no, questo, anche ma anche la pasta industriale, scusate, certo, che viene trattata, cioè utilizzano magari delle farine che non sappiamo l'origine. Sì. Ecco. Non sappiamo l'origine, quindi c'è l'insorgere di tutte queste intolleranze al grano, certo, al glutine, insomma tutto. Ma la maggior parte di queste malattie provengono da queste situazioni che non sono più controllate, e quindi da OGM modificate, che non è vero che aiutano l'organismo, lo distruggono. Certo. Vabbè, quello, sono quello, studi medici, questo è poco ma è sicuro. Quindi non lo dico io che non lo sono, ma... Certo. Parecchi studi medici non sono d'accordo all'OGM. Laura, scusami, quanti membri ci sono all'interno dell'associazione? Allora, siamo in 25 e siamo tutti produttori? Produttori, infatti siamo quello, siamo suddivisi in produttori e tecnici, quindi siamo agronomi, agrotecnici, periti agrari, e siamo tutti insomma in questa associazione per far conoscere i nostri prodotti, ma anche per dare assistenza comunque alle aziende, perché noi di quello ci occupiamo. Cioè cosa fate in concreto? Noi seguiamo l'azienda in tutto e per tutto, nel momento in cui nasce, in tutto il suo percorso, quindi in tutti i controlli che vengono effettuati fino a quando viene fatto insomma la vendita dei prodotti, li seguiamo in ogni fase. In qualsiasi... Per quanto riguarda le aziende, oggi le aziende siciliane vengono aiutate con i fondi europei magari? O regionali, se ce ne sono? Sì, ce ne sono, europei, non regionali. Mm. L'Europa manda allo Stato italiano, lo Stato italiano passa alle varie regioni. Mm. Ce ne sono degli aiuti, ed è vero, e quindi qualche agricoltore parecchi li prendono. È soltanto la burocrazia che è quella che è molto lenta, e quindi molto lunghi e molto perspicace, si perde tempo, quindi i soldi arrivano in ritardo e l'agricoltore purtroppo investe e aspetta, se no è in fallimento. Una volta invece c'era un sistema diverso,
che era più diretto, c'erano l'aiuto delle banche che uno poteva attingere anche immediatamente alle banche, che ci siamo giocate anche quelle, certo. Ovviamente. Scusate, allora così dov'è la bellezza? Se no, se la cosa non è più difficile, che piacere c'è, capito? Non deve essere sofferta, siccome... non viene la scusa, la colite, la gastrite, da dove vengono? Scusa. Ti aiutano, capito? Ti aiutano, certo. Agevolano. E allora, per distendere, uno che deve fare? Deve partire. E quindi andiamo ad ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini e poi la pubblicità. A dopo. Tratto pennellate dal mondo VIP, siamo nuovamente in studio con Laura Oliveri e con Angelo Privitera. Parliamo di agricoltura, di melograno, del convegno che si svolgerà domani ad ACI Catena. Perfetto, benissimo. Parlando nuovamente di agricoltura, Angelo, secondo te questi sbalzi climatici che ormai stanno avvenendo su tutto lo stivale, no? Ci sono appunto delle piogge torrenziali come quella di ieri pomeriggio, che è successa non solo qui a Catania ma ha investito un po' tutta l'isola e anche la penisola. Io ero a Bergamo e ho pregato del Signore fammi ritornare sana e salva a Catania. Come incidono sull'agricoltura? Incidono perché l'ambiente è modificato, quindi il riscaldamento delle serre, il calore, quindi ti spostano e ti fanno avvicentare ormai i climi tropicali aridi. E questo come influisce nell'agricoltura? Nel senso, per esempio le piante delle arance, dei limoni, ma anche del melograno, non subiscono lo shock termico? Certo. E anche infatti, la pioggia? Cioè... Infatti tante volte è intervenuto anche l'assessorato all'agricoltura per dare contributo o per le gelate, gli abbassamenti di temperatura, perché gli agrumi ne sono abbastanza, certo, sensibili, oppure le alte temperature, e la stessa cosa è l'opposto. E quindi la pianta subisce questi squilibri e con rischio anche della morte. Quante morie di piante ci sono state nel Copo del Grande? Sono dei fenomeni purtroppo che non si possono prevedere subito così, sono all'improvviso che i cambiamenti e le cose esterne che si verificano, quindi dalle altre nazioni, ormai il mondo è ridotto e piccolo, non è grande come una volta, sì, certo, che sembrava, quindi le influenze climatici vengono anche da noi, vengono trasportate, e quindi questo è il nostro ambiente anche modificato anche dalla non cura che noi abitanti non mettiamo. Certo, per il rispetto dell'ambiente è fondamentale, ahimè. Subito dopo questo convegno cosa succede? Cosa sta organizzando l'associazione? Allora, subito dopo il convegno l'associazione va in ferie, che penso che sia arrivata anche l'ora, o no? Sì, sei dai, un po' stressata? No, noi andremo in vacanza anche noi, quindi chiudiamo in bellezza il nostro anno di attività, dopodiché riprenderemo delle attività a settembre. Tra l'altro noi ci occupiamo anche di corsi di formazione per l'acquisizione del patentino fitosanitario, quindi è quel patentino che serve per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per i vivaisti e per chiunque comunque ne fa uso. E ripeto, partiremo sicuramente a settembre con dei corsi, poi sicuramente faremo anche dei concorsi, per cui è tutto a sorpresa. Poi magari a settembre ci rivediamo, ci raccontate nuovamente tutte gli sviluppi che ci sono, sì, stati, certo, all'interno dell'associazione. Mi veniva in mente l'agricoltura, sicuramente è uno dei temi caldi per la nostra regione e per la nostra nazione. C'è un ritorno all'agricoltura, e fortunatamente, perché molti giovani adesso decidono di dedicarsi alla terra. Secondo me è una cosa importante, perché capire che dalla terra abbiamo da frutti e quindi da origine tutta la vita, certo, ecco, questo già secondo me è un grande passo avanti. Però quanto, per esempio, la politica potrebbe fare per... Angelo, per questa... in quindi calma, Io la domanda non è stata sono così. Calmissimo. Allora, la prima cosa, ci vuole la sinergia fra gli agricoltori e quindi trovare le scelte varietali per le zone vocate, e questo aiuta molto, perché noi arriviamo a un'inflazione.
noi che parliamo di melograno non diremo domani agli agricoltori steppate gli agrumi o le arance perché quest'anno non sono andate bene e mettete il melograno. Vabbè, basta organizzarsi, un numero si dedica alla coltivazione del melograno. No, ma anche perché il melograno... Organizzate da questo punto. Poi la politica deve fare anche il resto, perché la Francia, la Spagna dà aiuti interni, l'Italia no. Quindi questo lo dobbiamo chiedere ai politici. Diciamolo, perché questo può essere E perché da noi purtroppo siamo soggetti all'Europa. Certo. Quindi gli altri paesi, tipo l'Inghilterra, tipo la Francia e la Spagna, dà aiuti nazionale come una volta era l'Italia, perché aiuto ce n'erano di più. Tutto ad un tratto sono Tu dici che soldi. Adesso diciamo in qualche modo l'Italia ha demandato all'Europa l'aiuto. Certo, non può dare più perché comportamento scorretto per le altre partner europee, mandandogli a ridanno queste cose. E l'Italia questo non può venire perché ci sono situazioni che bisogna chiedere a loro, meglio non dire. meglio non parlare. Cioè, è una domanda proprio... non era casuale. Era, insomma... Ma senti, la Sicilia, che è una terra vocata per l'agricoltura, è inutile, diciamo, agricoltura, turismo, sono, insomma, i punti cardine. Certo. Ecco, la politica come vi ha aiutato? Allora, la politica in passato è stata più presente, con uomini politici più preparati, e quindi che sono state vicine al mondo degli agricoltori e dell'agricoltura, carpendone i segnali sia di sviluppo sia di necessità, e l'agricoltura ebbe uno sviluppo notevole 20 anni fa, e quindi ecco perché ci sono stati impianti di agrumeti, ecco perché si sono esportati anche fuori. E adesso invece c'è un non ritorno, quindi una chiusura totale. Ma secondo te come mai c'è questa chiusura da parte della politica? Perché la politica non sono i politici di ieri, sono i politici di oggi che badano a loro fabbisogno. Pensa che io pensavo che fossero sempre gli stessi. È cambiato. È cambiato, quindi è cambiato. Sono i politici di oggi che pensano solo a fabbisogno, questo è vero. Cioè noi ci stanno tagliando anche il diritto a voto. Tra l'altro, questa è la politica di oggi. Tra l'altro è giusto dirlo, però con rammarico, nel senso che molto spesso i nostri uomini politici, cioè i locali, quelli insomma siciliani, che dovrebbero in qualche modo proteggere i nostri prodotti, portare avanti e portare avanti ovviamente anche un certo tipo di cultura. E poi possibilmente magari in Europa fanno delle scelte che invece vanno contro gli agricoltori. Non lo fanno completamente, perché io assisto a delle cose veramente fantomatici. La GEA, che mi classifica una stradella poderale a Vigneto, stiamo facendo i ricorsi sia alla GEA nazionale sia all'ufficio del territorio catanese. Cioè impossibile, perché una macchinetta posta al di sopra delle nostre teste ha scampiato i filari di ulivi per una al posto della stradella, e quindi la stradella ha catalogata uliveto. Quindi quando nel 2016 assistiamo a queste cose è deplorevole di una nazione degna di essere all'avanguardia. Certo. Quando i computer che noi dobbiamo fare online non funziona a fare le domande per inoltrare online, dobbiamo stare da ore e ore attaccate al computer. Sì, ma quello è un problema, diciamo, riscontrabile, certo, anche in altri settori. Perché se noi non ci arriviamo, l'agricoltore perde le sovvenzioni, i contributi, e quindi poi se la prende con noi, e noi siamo i diretti responsabili. Quante aziende seguite? Parecchie, di diverso, dal florovivaismo all'olivicoltura. Ah, quindi anche chi si occupa, insomma, di piante? Cioè... Certo. Sì, sì. Florovivaismo, certo, perché le piante nascono in vivaio, siamo in zaio vivaio, e poi vengono distribuiti. Quindi voi diciamo che seguite dall'inizio fino al prodotto. Ci sono i vivaisti che fanno esclusivamente vivai e piante, sia ornamentale, sia floricola, sia frutticoli, e poi ci sono gli impianti, quindi agrumete, fruttete, melograne, quant'altro serve. E poi quindi noi siamo tutte queste cose, ce l'abbiamo quasi tutti per intero. Noi non seguiamo soltanto le culture erbacee, tipo il cosa grano. So? Quindi, il grano? Sì. Sì. Ecco, quello no, insomma. Non ho capito, com'è che le chiamate? Erbacee. Erbacee. Anch'io non avevo sentito bene. Quindi questo non lo sa, perché c'è bisogno di un'altra diretta attività intensa, cosa che noi come tempo non ci arriviamo.
Ho capito, ma all'interno, oltre i produttori, oltre voi due, ci sono altre figure che si occupano in congresso? E chi sono? E noi abbiamo altri tecnici, altri colleghi, perché l'associazione è composta da tecnici e da agricoltori, e quindi il presidente lo deve fare o un tecnico o un agricoltore esperto. Certo. Non può accedere come socio, possono accedere tutti, chiunque. Però come presidente è quello là, perché ci vuole una figura al di sopra delle parti che interagisce fra gli vari agricoltori, sì, e anche gli uffici, e che capisca inerente soprattutto di cosa si parla. Certo, se questo è senza dubbio. Perché spesso invece da noi succede vengono messe persone che non hanno mai avuto a che fare. Questo è la politica, per questo sì, motivo. Sappiamo. Infatti, se dicevo una battuta, visto che i verdelli in estate valgono più dei limone, si estippano i limoni e si piantano i verdelli, non è una barzelletta. Non è vero, cioè scusami, ripeti, non ho capito. Allora c'è stato al Parlamento. No, non ci non posso credere. Ricordiamo che per chi non lo sapesse, vero, il verdello è un limone. È un limone che un limone si ottiene non ancora, dalla diciamo stessa pianta, che si ottiene attraverso una pratica chiamata forzatura. Praticamente non gli viene data l'acqua. E quindi l'acqua, nel periodo e di giugno si stressa la pianta. Poi alla fine di luglio gliela diamo e fa una forzatura. Mi fate stressare la pianta, esatto, allora. Quindi fa una fioritura straordinaria che si chiama il verdello, e il prossimo anno avremo i verdelli che fa la fioritura di quest'anno. Ah, ecco. E quindi uno pratico dell'argomento ha detto togliamo visto che i limoni. Verdelli il prezzo ce l'hanno sempre, allora facciamo stippare i limoni e piantano verdelli. E lì c'è stato un applauso, e un'ovazione, no? Si risolve. Le pernacchie, avete fatto pernacchie? No, 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 dico qual è stata la reazione. Molti, siccome non ne sanno. E vabbè, ma la reazione è stata degli agricoltori, gli hanno riso in faccia e basta, perché dice noi siamo in mano di nessuno. Certo, ovvio. Però questa cosa, vabbè, noi ci ridiamo e ci scherziamo ovviamente, perché altrimenti. Però vabbè, questa cosa è veramente demoralizzante, voglio dire. Certo. Per chi è che. Cioè ci gamba chiaro, con questo è chiaro con questo che lavoro. Rendi conto che chi è dall'altra parte, quindi è magari più in alto di te, in realtà non ne capisce completamente nulla, niente. Ecco. Bella, sì, bella cosa questa. E anche questa purtroppo questa è una cosa che si riscontra anche in molti altri settori. Non sono battute dette così, è successo vero. È chissà quanti aneddoti simpatici potrebbero raccontare. Infatti, sicuramente, veramente tanti, mamma mia. Allora ricordiamo che domani alle ore 17:30 nella sala convegni Savoia in via 4 novembre ad Aci Catena si terrà questo convegno che si chiama il Melograno Coltura del Mediterraneo. E ricordiamo anche, scusate, che alla fine del convegno chi metterà il proprio nome, cognome e indirizzo email avrà diritto ai 5 crediti formativi, sia universitari che professionali. Quindi ci sarà tanta gente. Questo è importante, è una cosa. Quindi sia gli studenti universitari sia i tecnici avranno diritto a questi 5 crediti, diciamo, formativi. Diciamo come una sorta di corso di aggiornamento, sì, di, praticamente, no? Sì. All'inizio della sala comunque ci saranno dei fogli dove appunto metteranno la loro firma, nome, c'è cognome, sì, un indirizzo email, e poi li contatteremo noi stessi per dargli un attestato di partecipazione, e quindi loro avranno diritto a questi crediti formativi, cose di legge. Quindi molto importante questo. Anche questo qua può essere, diciamo, un motivo per partecipare. No? Certo, infatti è importante questa cosa. E, mi piace questa, in questo volantino c'è scritto Associazione Agrumicola Riviera dei Limoni, operazione prodotti a casa, dalla terra a casa tua con una telefonata. Cosa significa? Significa che un cittadino qualunque, una volta si diceva la massaia, ormai è in disuso, questo termine, vorrebbe dei prodotti sani, genuini, controllati, non per forza biologici, ci chiama a quel numero, risponde una persona, ci chiede quello che vuole e noi nel giro di 48 ore verrà consegnata un a domicilio? Prodotto, certo. Ma pensa un guarda po'. Un po'. Ma comunque abbiamo anche un sito internet. Bravo. Dove eventualmente si possono chiedere informazioni che è www.as.riviera-dei-limoni.it. Abbiamo anche le pagine Facebook, diciamolo. Con i social network, la pagina Facebook è Associazione Riviera dei Limoni, e dove appunto ci potete mandare delle email o comunque delle richieste, ad esempio dei prodotti che sono disponibili nella stagione. Da quanto tempo è partito questo servizio che fate? Da un anno e qualcosa. Sì. E quali sono
sono il riscontro, che riscontri avete avuto? Allora, i riscontri sono positivi, ancora siamo all'inizio, quindi ora i riscontri ci sono e ci invogliano a continuare. Vabbè, del resto comunque è un anno ancora certo, poco, no? Certo. Cioè, ovviamente certo, ma anche più, da noi non c'è più la, ancora non c'è questa cultura. Esatto. No, quindi... Man mano, siccome lo stiamo pubblicizzando, anche perché non vedete altra pubblicità esterna, no, e quindi soltanto le nostre stesse cose, la gente si convince e una volta che prova e telefona trova il riscontro positivo e non ci molla più. Ma che bella questa cosa, va bene, allora viva l'agricoltura, viva i nostri prodotti, grazie di essere stati qui con grazie noi, a voi grazie a Laura Oliveri, grazie ad Angelo Privitera, grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, ricordiamo ai nostri amici che domani alle ore 17.30 alla sala convegni Savoia in via 4 novembre ad Aci Catena si terrà questo importante convegno sul melograno, grazie, alla prossima, ciao! Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.